Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo e non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. Sono convinto che il 99% di noi che abbiamo ascoltato il Vangelo, mi metto dentro anch'io, salviamo uno, salviamo l'1%, il migliore tra di noi, che non sono io, ma sono convinto che tutti quanti gli altri abbiamo detto: «Gesù l'è matto», perché farci una proposta del genere: «Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri», ma sito fora, perché è così che pensiamo davanti a un Vangelo del genere. O non l'abbiamo ascoltato, oppure ci siamo trovati spiazzati. Eppure, se è annunciato ancora dopo 2000 anni, vuol dire che ha un senso. E vuol dire che non è poi così fuori quello che Gesù ha detto. Anzi, Gesù è per la strada. Gesù è per la strada. Nel Vangelo di Marco, chi è abituato ad ascoltarlo, sa che Gesù ogni tanto va per la strada, che vuol dire tante cose. Vuol dire che sta camminando. Vuol dire che vuole che camminino anche i suoi discepoli, capite il simbolismo. Ma vuol dire anche che per la strada c'è qualche cosa di particolare. Ricordate che aveva appena raccontato una parabola: il seminatore uscì a seminare e la semente
cadde anche per la strada. E per la strada cosa succede? Gli uccelli del cielo mangiano e portano via. Vuol dire che siamo qua dinanzi a una semina, è la parola di Dio che viene seminata, eh? È l'annuncio di una vita differente. Ma questa semina gli uccelli del cielo la prendono e la portano via. Vuol dire che c'è qualche cosa del genere qua. Allora c'è uno che corre. Chi ha letto il Vangelo la pagina precedente sa che c'era un altro che correva lì. Era un indemoniato e Gesù lo ha guarito. E si butta in ginocchio. La pagina precedente c'era proprio scritto che un altro, un impuro, si era buttato in ginocchio. Allora questo qua è proprio uno che riassume queste due realtà, questi due atteggiamenti. E gli dice: Signore, vendimi la vita eterna. È questo che gli dice. Ve lo traduco: Signore, voglio comprare la felicità. Non l'avete mai chiesto anche voi al Signore? Perché questo qua era ricco, era abituato, con i schei compro tutto. Non l'avete mai detto anche voi? Con i schei compro la felicità. Esoschei, e la felicità non c'è. È questo qua che è abituato a comprare tutto, perché lui ha un bel portafoglio. E quindi, e Gesù è seccato davanti a questa richiesta, perché Gesù non è venuto per portare questa felicità a buon mercato. E guardate che la risposta di Gesù è veramente seccata all'inizio, e gli dice: ma oh, chi sei tu? Perché mi chiami buono così? Perché vuoi la cosa così a buon mercato? Lo mette in riga subito e gli dice: osserva i comandamenti. No, non ce li hai i comandamenti? E gli elenca i comandamenti. Non sono tutti, li avete contati? Sono 5 più 1. Elenca 5 comandamenti, che sono la parte dei comandamenti, non quelli che riguardano Dio. Troppo facile, disi le orazioni che te salvi, no? Gli dice la parte dei comandamenti dove ci sono implicati gli altri: non rubare, non dire falsa testimonianza. Gli dice anche addirittura non frodare, che non è un comandamento, non c'è tra i comandamenti, è un precetto. Ma Gesù, canaia, glielo mette lì quasi ad indicare: oh, sei ricco, come ti sei arricchito? Hai frodato? Quante volte le ricchezze vengono proprio perché ci sono delle frodi. Parentesi chiusa. Gesù va avanti però e gli dice: osserva tutto questo. E quello là gli risponde: ma Signore, ho sempre fatto così. Quasi a dirgli: ah, da che bravo che sono. Ma non glielo diciamo anche noi al Signore la stessa cosa? Signore, io faccio tutto, non ho fatto niente di male, sono sempre una brava persona. Oh, quasi mettiamo davanti a Dio quello che siamo, no? I nostri meriti. E Gesù non si lascia prendere per il naso e gli dice: ti manca una cosa. Che non vuol dire una in più, dai, no, ti manca tutto. La lingua è tradotta sempre male, purtroppo, bisognerebbe leggere come è scritto qua. Ti manca uno, gli dice Gesù, che vuol dire ti manca tutto. Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. Ve lo traduco? Tu hai fatto la tua felicità con le ricchezze, cambia. Comincia a far felici gli altri, allora troverai la vera felicità. Capite come qua Gesù sta chiedendo qualche cosa di radicale? Questo qua aveva messo insieme finora i suoi interessi con qualche cosa di buono che faceva. Ma non è così che si vive. Vuoi essere felice veramente? Fai felici gli altri. La felicità è nel far felici gli altri.
Che cosa succede a questo punto? Gli ha girato le spalle. Eh sì, perché davanti alla proposta di Gesù, che è una proposta radicale, basta pensare a te stesso, pensa anche agli altri. Questa è la radicalità della proposta di Gesù. Davanti a questa proposta così radicale, insomma, non è facile trovare la strada. Lui pensava che la felicità fosse a buon mercato. Mi faccio i miei interessi e questo mi dà la felicità. Gesù gli dice: ehi, cambia, altrimenti non troverai mai la felicità. È interessante però la parte seconda del Vangelo. Quando quello là se n'è andato, purtroppo, perché dice, era posseduto dai beni. Vi ricordate che vi ho detto all'inizio che c'era un possesso? Eccolo qua. I beni ci rendono indemoniati se non sappiamo gestirli e pensiamo che sia quella lì la felicità, mentre invece Gesù insiste, la felicità non è lì, anzi quella è la possessione demoniaca. Stai attento, Moreto. I discepoli non capiscono niente. Ma come Gesù? La domanda che gli fanno è questa, ve la sto traducendo, ma come Gesù? È arrivato uno che ha soldi e può sostenerci, darci il suo sostento, e tu lo mandi via. Ma sei proprio fuori, Gesù. E Gesù, la risposta è chiara, quella che dà: è più facile che passi per la cuna di un ago un cammello che un ricco si salvi. E Gesù fa una distinzione chiarissima e dice: nella mia comunità non c'è posto per ricchi, c'è posto per signori. Sì. Ma per ricchi, i ricchi pensano solo a se stesso e si arricchiscono e pensano solo ai propri interessi. I signori invece sono quelli che possono avere anche dei denari, ma pensano anche agli altri. Capite la differenza? E Giovanotto? E Don Giorgio? Tu sei un ricco o sei un signore? Capite la differenza, vero? Perché è facile essere ricchi. E quindi la felicità ce l'ho nei beni, nella ricchezza. Essere signore è molto più difficile. E i discepoli non capiscono. Gesù, allora com'è? Come va a finire? Hai mandato via uno che poteva sostenerci con i suoi beni. Come facciamo adesso? Impossibile presso Dio. Impossibile presso gli uomini pensare così. Ma presso Dio è questa la strada. Che vuol dire? Ve la traduco. Gli uomini pensano solamente ad accumulare. La strada che vi sto insegnando, che è la strada di Dio, è nel condividere che si trova la felicità. Genitori, voi siete venuti a battezzare i vostri figli. Siete coscienti che battezzare vuol dire entrare nel Vangelo, in questo Vangelo? Guardate che l'educazione che dovrete dare ai vostri figli è evangelica, eh? E quindi intanto vi chiedo di leggere il Vangelo ogni tanto, perché altrimenti su che cosa li educate i vostri figli? Li insegnate loro, non lo so, delle cose strane? Il Vangelo, leggerlo, e leggerlo per quello che dice: educare i vostri figli a questa vicinanza con Dio, perché altrimenti battezzare i nostri figli vuol dire proprio immetterli in questa logica. La felicità non è nelle cose, la felicità non è nel pensare a se stessi, la felicità è nel condividere, la felicità è nel pensare e fare il bene degli altri, fare la felicità degli altri. Siete convinti di questo? Siete convinti di questa logica? Allora il battesimo ha senso, altrimenti un bel gesto e poi tutto finisce. Invece no. Cristiani, mi fermo, perché dobbiamo battezzare adesso. Li avete portati per questo i vostri figli. Portatevi a casa questo Vangelo. Non solamente voi che battezzate, ma tutti quanti, portiamocelo a casa. E in questa settimana proviamo a vedere dov'è che sta la felicità, dove la ricerco. Nei miei interessi? Nel fare l'accumulo delle mie cose, oppure fare il bene degli altri, fare la felicità degli altri.
Io credo che se l'abbiamo sperimentato come l'abbiamo sperimentato, Cristo ha veramente ragione. Perché le volte in cui ci siamo chiusi noi stessi, ci siamo anche soffocati. Nelle volte in cui abbiamo fatto del bene agli altri, magari ci è scappato anche un sorriso degli altri e anche nostro. Buon cammino a tutti, cari.